Vedete la ricostruzione di un tunnel di Hamas a Gaza, la copia di uno reale, dove sono tenuti in cattività da 100 giorni gli oltre 130 ostaggi israeliani. Lo hanno realizzato le famiglie dei rapiti nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv, per far capire, almeno solo in parte, le condizioni dei loro familiari. Solo in parte, perché in quelli reali, alcuni anche 40 metri sottoterra, c'è solo freddo e buio. In questa piazza, che si trova di fronte al Ministero della Difesa, c'è una lunga tavolata imbandita di tutto punto ed ogni sedia porta il nome di un ostaggio, compreso quello dei fratellini Bibas, uno di appena un anno, i cui genitori sono stati uccisi nell'attacco di Hamas il 7 ottobre scorso. Di loro non si sa neppure se sono ancora vivi o morti. Solo entrare lì dentro, ha detto Omer Lifshitz, il cui padre Oded, ostaggio a Gaza, mette terrore. Non possiamo neanche immaginare quello che si può provare in uno vero e da certo giorni. Devono essere liberati tutti e subito, vanno riportati a casa. Il tunnel è solo una delle tante iniziative che le famiglie degli ostaggi hanno organizzato da oggi in tutto Israele per richiamare ancora una volta l'attenzione sul destino dei loro congiunti.